La Regione Campania punta sulla salvaguardia e sul rilancio dell'agricoltura. Il consigliere regionale Maurizio Petracca è chiaro e annuncia novità rispetto agli ingenti danni subiti dalle aziende a seguito del maltempo che le scorse settimane ha flagellato la Campania. Consigliere, quanto impegno per l'agricoltura, l'Irpinia, Sannio, le aree interne da valorizzare e soprattutto da tutelare, cioè un territorio che deve essere salvaguardato dal punto di vista agricolo e infrastrutturale? Assolutamente sì, noi chiudiamo, siamo in via di chiusura di una programmazione e siamo in un momento decisivo per la prossima programmazione che è la 21-27. Abbiamo impegnato praticamente tutte le risorse, 1 miliardo e 830 milioni, è rimasto un residuo di circa 150 milioni di euro. Siamo partiti con la nuova programmazione, proveremo ad invertire la rotta rispetto al passato, nel senso che la nuova programmazione dovrà partire dalla base, quindi abbiamo avviato una campagna di ascolto che raggiungerà anche i territori dell'Irpinia a brevissimo. È fatta non solo con le associazioni di categorie che sono fondamentali, quali CIA, Coldiretti, Confagricoltura e quanti altri, ma ascoltando i singoli comparti, il comparto vitivinicolo, quello oleario, quello castanicolo e così via, perché ritengo che insomma, ascoltando i singoli comparti si possa avere un quadro generale più puntuale e credo che insomma, in questa fase sia assolutamente importante perché quello che si immagina oggi diventa poi strumento di domani, quindi questa campagna nel giro di un paio di mesi si concluderà e arriveremo prima delle prossime regionali con una programmazione complessiva chiusa e pronta per i nuovi 6 anni di misure che usciranno fuori dal programma di sviluppo rurale. Come Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, cosa possiamo dire ai tanti agricoltori che hanno subito danni rispetto all'alluvione, al maltempo? Mi riferisco non solo al Sannio, all'Irpinia, ma anche a Caserta che è stata flagellata dal maltempo. Possiamo dire qualcosa di positivo? Guardi, su questo c'è molta confusione. La calamità naturale, come sa, la può riconoscere solo il Ministero. La Regione ovviamente ha inoltrato la richiesta al Ministero, si sta lavorando su questo. Avvieremo, credo, non la settimana prossima, tra 15 giorni, un'audizione specifica con le associazioni di categoria e i produttori per capire anche l'entità dei danni. Quindi lo farò attraverso la mia commissione e tutto questo sarà trasmesso ovviamente al Ministero per integrare la richiesta già inoltrata dal Governatore per appunto la calamità naturale. Quindi qualche speranza si può avere rispetto a questa problematica? Rimborso, indennizzo? Certo, il nostro lavoro è questo, provare a dare un contributo per aiutare tutti i comparti, i settori, in particolare quello che io seguo è quello dell'agricoltura e nel caso di specie insomma, i danni da quello che mi viene descritto sono importanti, quindi il Ministero io credo che debba intervenire.